Ciao, sono Ben. Dov'è la mia sindaca? Eccola qua. È arrivata anche la tua collega, la sindaca. Mi piace? È una cosa straordinaria. Ti vediamo bene, siamo felicissimi e vogliamo portarti. Sì, l'ho sentito via messaggio e sta recuperando bene, peraltro presenteremo anche un progetto di riabilitazione proprio qui a Caffoncello. C'è da dire che Red ha fatto un grande lavoro, io ho seguito le diverse fasi, da quelle primordiali dell'idea fino alla realizzazione, peraltro di un libro che ho letto forse tra i primi, quello di Matteo Strucul, e consiglio a tutti di leggere, fra l'altro è stato venduto in 10 paesi, quindi tradotto in 10 lingue. E Casanova di Matteo Strucul va letto. Tra l'altro ho anche detto a Matteo, guarda, alla fine ce n'è uno, io pensavo che morisse, e lui mi ha detto, ma io ho chiesto, ma perché non è morto il cattivo? Fa perché comunque mi stava simpatico. Cosa si aspetta di trovare, di vedere? Ma io ho già visto delle anteprima video, perché Red mi aveva fatto vedere già le prove in video, avevo visto. Dico che questo è uno spettacolo strepitoso, fatto da uno dei più grandi artisti della musica pop, non solo italiani, a livello internazionale. Red è il cantante che ci mette il cuore e Red sicuramente avrà la sua consacrazione con quest'opera. L'assaggio l'avevamo visto in occasione delle prove che hanno fatto durante il periodo estivo, quindi siamo particolarmente orgogliosi, ce lo sentiamo molto nostro, nel senso che Red è nostro, il teatro dove hanno provato è nostro, quindi insomma è anche un po' della città di Treviso, però siamo qui davvero contenti intanto che il teatro torna a pieno regime in tutte le serate organizzate, questo è sinonimo di grande vitalità anche da un punto di vista culturale, quindi la proposta ma anche il pubblico che risponde bene. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per una grande serata. Cosa ti aspetti da questo Casanova? Cosa ti aspetti di sentire? Ma guarda, dopo quello che abbiamo vissuto, tra l'altro stiamo celebrando i 2 anni, quindi sentire musica, ballo, canto, al teatro, in presenza, tutto esaurito, io credo che sia il massimo che possiamo chiedere dalla vita in questo momento. Quindi mi aspetto soltanto di emozionarmi tanto, che è quello che tutti noi abbiamo davvero tanto bisogno. E gli auguri a